Sì, la mafia ormai c'è in tutte le regioni d'Italia, ma soprattutto sta cambiando pelle, nel senso che a Perugia non c'è il controllo del territorio come ci può essere nel Mezzogiorno o nelle regioni di appartenenza, ma c'è più un discorso quindi di politica clientelare, di gestione degli affari e quindi con ovviamente tutto l'apporto della società cosiddetta dei colletti bianchi, perché tutte queste società, come abbiamo visto, tutti questi intrecci, quindi ci si vuole fior fiore di commercialisti, fior fiore di notai e quindi tutto questo che favorisce questo sistema, quindi questo si può chiamare mafia e questo è mafia. Quindi per il fatto che nessun uomo politico sia stato coinvolto, nessun rappresentante delle istituzioni sia stato ancora coinvolto in inchieste, non significa niente. Niente, anche perché ci sono due livelli diversi, c'è un problema della giustizia, ma poi nell'ambito del politico d'amministrazione c'è un problema etico e un problema di tipo culturale, perché se uno fa un atto non è detto che quest'atto sia un reato, nel senso che un amministratore pubblico può vendere un bene a sotto costo, però io non posso dimostrare che qui c'è stata corruzione, perché corruzione significa dimostrare che c'è stato un passaggio di denaro o di altra utilità. Quindi qui non può intervenire un reato penale perché non è dimostrabile, però è un atto, quello di aver venduto un bene pubblico a un prezzo irrisorio, come è capitato, e quindi qui si subentra un problema etico dell'amministratore. E quindi sono due piani diversi. Il fatto che un politico non sia stato incriminato o non sia sotto indagine non significa che sia un buon politico.